Le magagne dell'Italia di tutti i tempi, con le contraddizioni della classe politica e i privilegi del signore di turno. A raccontare storie e aneddoti è Gian Antonio Stella, con un paese di gente per bene, sul palco del Teatro Lux di Porretta Terme, nell'ambito del Festival del giornalismo d'autore dedicato a Enzo Biagi. Pezzi spassosi di intrighi, crack e imbrogli, da Garibaldi ai nostri giorni, ritmati da Gualtiero Bertelli, sul palco insieme ai tre musicisti della Compagnia delle Acque. Oltre ai canti popolari, a intervallare le inchieste del giornalista del Corriere della Sera, anche gli intermezzi comici di Natalino Balasso. Teatro canzone che, come sottolinea lo stesso Stella, è costruito semplicemente portando in scena atti e documenti ufficiali, con un chiaro tentativo di denuncia sociale e politica. È proprio il tentativo di raccontare la storia d'Italia, quella che ci fa schifo, però sempre col sorriso sulle labbra. E a chi crede che Stella salga sul palco con sensazionalistiche inchieste solo per fini commerciali, il giornalista risponde. Penso che avesse ragione Montanelli, che diceva che lo scoop è la scorciatoia dei mediocri. Io non ho mai creduto nello scoop, non mi è mai interessato fare gli scoop e sono riuscito a fare gli scoop proprio perché non li ho mai cercati. Due ore che catturano il pubblico con il sorriso del teatro e la riflessione dell'inchiesta. Ne rimane la lezione che canta Gualtiero Bertelli, Fratelli d'Italia, tiriamo a campà.